Ciao, sono la dottoressa Carmen Valentino e oggi voglio consigliarti alcuni cibi che ti aiutano a contrastare l'azione dei radicali liberi e quindi vanno a prevenire l'invecchiamento e a mantenere i tessuti sempre sani. Sicuramente come primo alimento che voglio consigliarti è il kiwi, perché il kiwi è ricco di antiossidanti, ovvero di polifenoli, quindi puoi beneficiare delle sue azioni sicuramente nei periodi di stagione, quindi da novembre a giugno. Un altro alimento che voglio consigliarti è il tè verde, è ricco di polifenoli, tannini e flavonoidi e oltre a prevenire l'invecchiamento e quindi aiutano a contrastare l'organismo dai radicali liberi, vanno sicuramente a rimineralizzare e tonificare ossa e capelli e a rafforzare il sistema immunitario. Un altro alimento che voglio consigliarti è l'avocado, perché è ricco di vitamina A e vitamina E, che sono le due sostanze principalmente ad azione antiossidante e quindi aiutano l'organismo proprio a contrastare l'azione dei radicali liberi e quindi a ritardare così anche l'invecchiamento cellulare. Voglio consigliarti anche il melograno, che è ricco di polifenoli e quindi ricco di sostanze antiossidanti, e poi voglio consigliarti i pomodori, che sono ricchi di licopene e grazie a questo sono un alimento che è in grado di prevenire da ictus. E poi infine voglio consigliarti sicuramente i mirtilli, i frutti rossi, che sono in grado, che sono sempre ricchi di antiossidanti e quindi in grado di prevenire l'invecchiamento, quindi andando aiutando quindi l'organismo a contrastare l'azione dei radicali liberi. Quindi segui i miei consigli, se hai qualche dubbio scrivi un commento qui sotto, ti risponderò il prima possibile. Ciao e a presto!